Bene, allora buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera parleremo un pochino dei sottotipi dell'Enea tipo 5 e anche un po' dei mali del mondo collegati un po' all'Enea tipo 5. Volevo aggiungere qualcosina sul discorso un po' del centro inferiore e del centro superiore, ovvero della personalità e dell'essenza. Questo lo dicevo perché, come dire, il lavoro sull'enneagramma è un lavoro dinamico di ricerca, di crescita, di evoluzione in qualche modo. E quindi l'idea è di in qualche modo superare la passione che come dire, è la base un po' del nostro carattere, diverso ovviamente per ciascuno di noi, per arrivare proprio all'essenza. Tant'è vero che nelle volte scorse dicevo che appunto nell'essenza ci sono sempre questi tre centri che sono l'istintivo, l'emotivo e l'intellettivo, il cognitivo, insomma, no? Sono sempre quei tre centri, però ovviamente se e nel momento in cui l'Enea tipo 5, diciamo, riesce a superare la passione dell'avarizia, approda in qualche modo a una dimensione completamente diversa che è quella della generosità, qualcuno dice dell'abbondanza. E lo stesso se diciamo, la fissazione, cioè la filosofia dell'Enea tipo 5, è quella di isolarsi dell'isolamento, come dire, l'idea santa del centro emotivo, scusate, intellettivo superiore diventa in qualche modo la provvidenza, no? Cioè a dire l'affidarsi un po' a quello che la vita propone, no? Ovviamente nella tradizione poi cristiana diventa la provvidenza di Dio, no? Però diciamo che in generale l'essenza, che è la parte, come dire, se volete, quando si dice c'è una scintilla divina in ciascuno di noi, l'essenza può effettivamente rappresentare questa dimensione e diciamo che l'essenza racchiude in sé in qualche modo le virtù dell'enneagramma, no? In occasioni passate abbiamo lavorato proprio sulle virtù e diciamo che l'essenza è intrinsecamente virtuosa, come se contenesse al suo interno proprio diciamo dal prendersi cura di sé, l'azione per sé del 9, alla pazienza, all'umiltà, alla verità del 3, all'armonia in qualche modo dell'Enea tipo 4, alla generosità dell'Enea tipo 5, al coraggio dell'Enea tipo 6, alla temperanza dell'Enea tipo 7, alla semplicità o alla compassione dell'Enea tipo 8. Quindi è come se nell'essenza, come dire, fosse intrisa in qualche modo di questa dimensione, come dire, virtuosa, insomma, no? Questo per dire che personaggi importanti, santi, per esempio, o persone illuminate, sono proprio in contatto con questa essenza. E siccome oggi è il giorno di tutti i santi, in qualche modo, no? Una giornata spirituale, quindi ho fatto questa premessa perché poi nella pratica meditativa volevo proprio riprendere, volevo proporvi proprio un po' un viaggio nell'essenza, no? In questa dimensione, come dire, più spirituale di ciascuno di noi. Detto questo, che dire dell'Enea tipo 5? L'abbiamo già descritto in altre occasioni,
siamo arrivati in qualche modo alla parte mentale dell'enneagramma. L'enneagramma è quello più vicino, diciamo, alla parte emozionale, e infatti, pur essendo mentale, diciamo, c'è un sottotipo del 5 che è più emozionale, che è il 5 sessuale, no? Però, diciamo, il 5 fa parte di quella categoria di persone che tendono un po' a isolarsi. Cioè, è un po' come dire che il 5 vorrebbe contrastare la separazione dagli altri con la rinuncia agli altri, sostanzialmente. Quindi, mentre l'Enneatipo tipo 4, se vi ricordate, è molto richiedente, e quindi in particolare il sessuale, no? Più chiedi con vigore, più ottieni. L'Enneatipo 5 invece assume proprio un comportamento completamente diverso, cioè rinuncia a qualsiasi cosa, no? Nella precedente edizione parlavo proprio delle rinunce del buddismo, no? Come dire, rinuncio a me stesso, rinuncio al mondo. Rinuncio anche all'altro mondo, perché ovviamente ci sono anche molte persone che, come dire, si imbarcano in tradizioni spirituali anche per motivi neurotici in qualche modo, no? E infine la rinuncia alla rinuncia. Cioè, quindi l'Enneatipo 5 cerca in qualche modo, ed è questo l'isolamento, di sconnettersi da sé, dai propri bisogni, dal proprio corpo, dai propri desideri, in qualche modo rinuncia a tutto ciò che implica la relazione con l'altro, perché la relazione con l'altro tende a perturbarlo. Ed essendo in qualche modo una persona molto sensibile e tra virgolette anche fragile, cerca il più possibile di rinunciare a tutto questo. Ovviamente, siccome in ciascun enneatipo si gerarchizzano in qualche modo quei tre centri, cioè diciamo, la famiglia interiore in questo caso, il bambino, il genitore, la mamma, che poi corrispondono sempre ai tre centri, no? Il bambino corrisponde al centro istintivo. La mamma corrisponde al centro emotivo e il padre corrisponde al centro intellettivo. In una gerarchizzazione è come se il bambino prendesse il primo posto, il genitore il secondo e l'ultimo è la madre, cioè è come dire che l'Enneatipo 5 non riesce a prendersi cura degli altri. E questo perché ha avuto delle cure materne, come dire, che ci sono state, ma sono state formali, sono state distanti, sono state fredde. E quindi anche il contatto per l'Enneatipo 5 può essere qualcosa di difficile, insomma, no? Perché si sempre sente invaso dagli altri, è come se sentisse di avere poco e sentisse che gli altri gli possono portare via anche quel poco, come dire, gli dà un dito e poi si prende la mano e il braccio. Allora, questo è il motivo del, come dire, indietreggiare, del, come dire, fare un po' terra bruciata intorno a sé, e quindi sono persone che poi, come dire, hanno pochi amici. Magari uno, due, tre li frequentano raramente, però, come dire, cioè, non sono persone che amano le relazioni, come dire, non hanno un'agendina piena di telefoni, di numeri di telefono, di mail, eccetera, insomma. Sono per lo più, come dire, ritirati un po' nel loro mondo, insomma, no? Quello che possiamo dire. Poi, per carità, sono anche persone che in questo vuoto interiore, perché continuando a rinunciare a tutto
è chiaro che poi si crea anche un vuoto, cercano di riempirlo invece appassionandosi a determinate cose, insomma, no? Possono essere degli studiosi, ricercatori, grandi lettori, quindi da questo punto di vista possono essere anche, diciamo, degli eruditi, cioè persone che magari anche in modo nascosto si studiano tutta una serie di cose. Tant'è vero che Claudio spesso diceva che nel tipo 5 ha sostituito il latte materno con l'informazione. Loro sono molto orientati all'informazione, quindi sono persone che sono fantastiche se possono lavorare, per esempio, a casa, in cui nessuno li disturba, non devono incontrare nessuno, se sono ricercatori, se sono informatici che devono lavorare che possono lavorare in qualche modo da casa, magari, connettendosi col computer di chi devono sistemare, no? Quindi hanno delle grandissime eccellenze da questo punto di vista. Però hanno questa forte carenza poi nelle relazioni. Come sono i sottotipi? Diciamo il sociale che ha la passione del totem, e il totem è proprio un oggetto sacro, no? Che lo troviamo nelle tradizioni dei nativi americani. Il totem, ci fa guardare verso l'altro, verso il soprannaturale, ed effettivamente, diciamo, l'NA tipo 5 è molto appassionato del soprannaturale, cioè non è interessato alle cose terrene, no? E quindi la spiritualità, le tradizioni religiose, la sperimentazione, ma sono tutte cose di grandissimo rilievo, di grandissima importanza anche come ricerca, ma è come se avessero sempre un po' la testa immersa in questa dimensione, insomma, no? Claudio Naranco, vi dicevo, era appunto un 5 sociale, mi ricordo che in un'occasione eravamo all'università di Pisa e stava facendo una conferenza. A un certo punto c'era stato un intervento di una psichiatra, la Dell'Osso, che è quella che ha preso, diciamo, la cattedra che era di Cassano prima, la cattedra di psichiatria. E in un confronto verbale, a un certo punto, siccome la Dell'Osso parlava di ricerche internazionali su fare test ai bambini in periodo in cui, come dire, si possono scoprire degli aspetti, come dire, che poi si riscontrano successivamente come psicopatologia. Quindi stava facendo tutta una serie di università in collegamento con varie università del mondo, e a un certo punto Claudio, parlando degli Asperger, dice: "Io sono un Asperger", per l'appunto, si dichiarò pubblicamente, insomma. Quindi questo per darvi un po' un piccolo aneddoto, insomma, no? Il sessuale, e quindi la passione, quindi, del 5 sociale è il totem. Quindi il soprannaturale, cioè tutto ciò che è, come dire, la quintessenza, la verità ultima, queste sono le cose che interessano un po' il 5 sociale. Il sessuale invece è più legato sempre allo straordinario, ma ovviamente essendo il sessuale è più legato alla coppia, se volete. Però è sempre una dimensione da 5, quindi vuol dire che in qualche modo è alla ricerca, è nell'attesa e ha fiducia che arriverà un uomo o una donna straordinaria, no? E per straordinario proprio intende come di un amore, come dire, quasi non umano, no? Un amore incondizionato, un amore ultraterreno, insomma, anche dopo la morte, insomma. Quindi
È come se mettesse lo straordinario poi in questa dimensione della coppia. E invece, per ultimo, il conservativo che, se volete, è quello che tende più degli altri, come dire, ad isolarsi, no? Tant'è vero che spesso viene chiamato il 5 dei 5, no? E la sua passione è proprio il rifugio. Una volta Claudio lo chiamava il castello, no? Cioè come volersi rifugiare da qualche parte, un castello con le mura alte che così nessuno può invadere il suo territorio in qualche modo, no? E il conservativo è molto legato all'idea di sopravvivenza, cioè all'idea di in che modo riuscirà a sopravvivere, in che modo riuscirà, come dire, a procurarsi ciò che gli serve, insomma, no? E è un po' preoccupato da questo, insomma, no? E in questo caso sono proprio persone molto, molto ritirate. Tant'è vero che molti anni fa ero al SAT, questi gruppi che Claudio faceva verso ottobre-novembre. E arrivò una ragazza, e noi eravamo tutti seduti in un salone, eravamo stati un centinaio di persone, arrivò una ragazza coperta dal cappotto, cioè si vedeva solo il cappotto. Poi andando ad esplorare, a parlare, eccetera, si scoprì che era proprio un 5 conservativo, cioè aveva avuto il coraggio di venire in mezzo a un gruppo di 100 persone, ma come dire nascosta dal proprio cappotto, cioè nessuno riusciva a vedergli il volto, poi piano piano comunque si è fatta conoscere, si è... però era curioso perché, come dire, aveva bisogno in qualche modo di proteggersi, no? Ok, quindi diciamo un po' tratteggiati i sottotipi. Rispetto ai mali del mondo, invece, qui è evidente che l'avarizia è il nome stesso, è il male del mondo, insomma, no? Nel senso che è molto legata, se volete, un po' al capitalismo, no? Cioè all'accumulo di denaro, no? Che nel corso degli anni è sempre aumentato, no? Cioè, quindi, è un po' il tema delle diseguaglianze sociali. Claudio nell'Ego Patriarcale riportava un dato che nel 1998 200 persone ricchissime avevano il reddito del 41% della popolazione mondiale, di 6 miliardi e 200, 300, quanti erano allora, no? Il 41%. 200 persone, quindi c'è un disequilibrio incredibile ed è questa tendenza proprio ad accumulare, insomma, no? E è un po' come dire che chi ama il denaro poi non si ferma mai, no? Non è mai abbastanza, quindi ne vuole sempre di più, no? Come se fosse una sorta di follia e quindi è evidente che questo poi produce un disequilibrio incredibile, insomma, no? Pensate, ma adesso, tanti anni fa avevo fatto un viaggio in Brasile ed ero andato molto nell'interno verso l'Acre, che è uno stato al confine col Perù, pochissimo turistico, eccetera. Però lì, che è la terra di Sico Mendez, non so se ogni tanto si trovano delle cooperative di altro consumo intitolate Sico Mendez. Sico Mendez fu ucciso perché lui si opponeva agli allevatori che volevano disboscare, no? Cioè c'era questo disboscamento incredibile. E mi ricordo che poi in pullman andando da Rio Branco a Portovelo in Rondônia, che saranno 500-600 km, se non ricordo esattamente,
ma lungo questa statale vidi, ma per chilometri e chilometri, degli alberi bruciati a vista d'occhio, cioè proprio una cosa spettrale, pazzesca. Adesso questo viaggio lo feci nel 2003-2004, adesso con Bolsonaro al potere, non so come siamo messi adesso, ma credo molto peggio. E già allora era una cosa devastante, insomma, no? Spettrale, incredibile, no? Quindi, e ovviamente qui è tutto l'interesse degli allevatori di disboscare, di mandare dentro questi allevamenti di bovini, far fertilizzare i terreni, eccetera, eccetera, insomma, no? Quindi è veramente un danno pazzesco, insomma, no? Quindi questa dimensione dell'accumulo di denaro. Ok, io mi fermerei qui. E questa sera però vi farei lavorare, diciamo, invece che sulle parole chiave dei sottotipi, ma vi farei lavorare sulla virtù, la generosità e la provvidenza come idea santa. Come vi sentite con la generosità o con la provvidenza? Siete vicini, siete distanti, quindi sempre un po', come dire, un lavoro di autoesplorazione, per, come dire, senza giudizio, riconoscere in qualche modo aspetti di voi stessi. Ok, allora intanto io adesso spengo la diretta Facebook. E poi la riaccenderò fra una ventina di minuti per la pratica meditativa. Quindi adesso spengo e ci rivediamo tra